Buongiorno, bentornati a una fetta di paradiso. Oggi continuiamo il tour nella mia cucina e vi voglio mostrare il sottolavandino, non saprei come chiamarlo, diciamo il pensile che sta sotto al lavello. E forse è meglio che mi metta di qua, sì, perché il lavandino sta qua. Allora, praticamente vi mostro sia il cassettone che sta proprio sotto a ridosso del lavandino, dove io mantengo tutti i prodotti che riguardano la pulizia delle stoviglie e della lavastoviglie, con diciamo attrezzini vari. E poi sotto al cestello, diciamo sotto al cassettone del lavandino, c'è un cestello che è un altro, diciamo, pensile a scorrimento della mia cucina, dove invece mantengo tutto il necessario per l'alimentazione del mio cane. Adesso andiamo nel dettaglio e vi mostro tutto quello che c'è da vedere e perché ho fatto delle scelte quando all'epoca acquistai questa cucina e poi come queste scelte sono modificate nel tempo a seconda degli usi e delle esigenze diverse che sono maturate nel tempo. Cambio l'inquadratura e scendiamo giù. Eccoci qua, allora. Come vi ho mostrato nel video Pulisci con me il lavandino e quindi i piatti, quello è il mio lavandino che ovviamente è pulito. E, scendendo giù abbiamo praticamente, un attimo che ve lo mostro un pochino da più da vicino, il cassettone di cui vi parlavo prima e sotto il cestone. Questi sono entrambi a scorrimento, nel senso che si aprono appunto in questo modo. Adesso ci avviciniamo e vi mostro tutto l'interno. Allora, il bello di questo cassettone sotto il lavello è che è fatto a ferro di cavallo e è fatto così appunto perché qui, nel momento in cui il cassetto viene chiuso, lì sotto ci sono tutte le tubature della lavastoviglie e del lavandino, quindi ha proprio l'utilità di avere il cassettone fatto a ferro di cavallo. Io ho praticamente... aspetta, dove inizio? Facciamo da di qua, va. Ho posto su questo lato tutto il necessaire per la lavastoviglie e la maggior parte dei prodotti che vi mostro sono stati acquistati tra l'Eurospin, Risparmio Casa e supermercati, diciamo, che vendono prodotti di marca. Allora, in primis, per quanto riguarda, diciamo, l'occorrente della manutenzione e della cura della lavastoviglie, non può mancare assolutamente il brillantante, anche se ci sono dei prodotti, delle tabs o comunque dei detergenti per la lavastoviglie in polvere, ma anche in appunto tabs che lo contengono al loro interno. Io aggiungo sempre un misurino di brillantante all'interno della lavastoviglie e lo trovo utile. Questo in particolare l'ho acquistato all'Eurospin, non ricordo il prezzo, comunque credo sotto l'euro, e ne ho due flaconi e uno appunto è iniziato. Poi ho da finire una confezione di Pril classico e igiene con bicarbonato e le tabs sono fatte così. E non so se metterà mai a fuoco, però magari se ve le metto nella mano le vedrete, credo, spero, non lo so, vabbè, comunque sono quelle classiche con il cerchietto bianco al suo interno. Poi sempre all'Eurospin ho acquistato la polvere per la lavastoviglie della Dexal, nuova formula, profumo limone, pulito brillante, 41 lavaggi da 1 kg e 250 grammi. Io con questo prodotto mi trovo veramente bene, le stoviglie non escono rigate, non sono opache, sono pulite, insomma fa il suo lavoro e ha un prezzo veramente irrisorio perché costa 2,99 euro. Poi ho una confezione di sale che vi avevo mostrato nel video haul della spesa di Risparmio Casa. Questo l'avevo trovato in offerta, anche se sappiamo bene che il sale per la lavastoviglie costa sempre al di sotto dei 70 centesimi. Comunque quello l'avevo trovato in offerta e l'ho acquistato. Poi ho
Un altro accessorio che acquisto all'Eurospin, sempre della marca Dexal, che è il deodorante per la lavastoviglie. Questo ha profumazione limone e dura per 60 lavaggi. In realtà io questo l'ho provato, non dura per 60 lavaggi, ma circa per 20-25 giorni. Però alla fine, per quello che costa anche questo al di sotto dell'euro, quindi lo si può insomma acquistare. Poi ho sempre in riferimento alla cura della lavastoviglie e appunto proprio il liquido per la cura della lavastoviglie, che spero metterà mai a fuoco per mostrarvelo nel dettaglio. Questo in particolare l'ho acquistato a Risparmio Casa, tant'è che ha proprio la marca, eccolo qua, Risparmio Casa, ma ne ho un altro che è sempre, come ti puoi sbagliare, della Dexal, è sempre cura lavastoviglie. Io di questi, diciamo, quando li trovo in offerta, comunque quando mi trovo nei discount, tendo a comprarli e a tenerle sempre un paio di scorta, perché almeno una volta al mese li uso all'interno della lavastoviglie. E poi questo è un decalcificante ecologico per macchine da caffè universale che avevo acquistato per pulire la mia Nescafè Dolce Gusto prima di scoprire la combinazione aceto e acqua, o acqua e limone, non metterà mai a fuoco. E l'ho acquistato a Risparmio Casa, erano in due confezioni, veniva a 2,80 euro, però poi, cioè alla fine questo è solo acido citrico, non ha niente di, diciamo, di nocivo per la salute. Però poi quando ho scoperto, diciamo, il combo aceto acqua o limone acqua, questo mi è rimasto qui perché non l'ho più utilizzato. Poi in questo set, in questa bustina dell'IKEA, c'è il set per la pulizia del monitor del televisore a LED, che diciamo se ne occupa mio marito. Io non ho la, come si dice, possibilità di toccarlo, perché altrimenti lo rigo, come dice mio marito, e quindi lui si è acquistato tutto il kit per la pulizia del televisore a schermo piatto a LED, che non so neanche com'è, non è al plasma ma è a LED, e praticamente io lo tengo qui, insomma, nel reparto delle pulizie dentro la casa, perché almeno lui quando ha questa verve di pulire il monitor trova subito il prodotto. Poi qui c'è la mia scorta di bicarbonato di sodio, che vi ho mostrato sempre nel video haul svuota la spesa di Risparmio Casa. E adesso il bicarbonato di sodio non mi servirà solamente per lavare la frutta e la verdura, ma anche per pulire la cucina, come avete visto appunto nel video dei piatti. Poi ho tutta una serie di profumatori ambiente. Questo è il cattivo odore emulsio, purifica aria, igienizzante. Devo dire che da quando accendo le candele li uso veramente raramente, diciamo che li spruzzo una volta a settimana, se me lo ricordo. Prima lo spruzzavo quasi una volta al giorno, adesso una volta a settimana, sempre se me lo ricordo. Simile a quello ho anche Aust Elimina Odori, però vi dico la verità, lo spruzzo veramente poco. E poi ho un profumatore Glad al mughetto di bosco, questo mi piace molto, infatti ne ho messo uno di quei, gli dispenser, quelli piccoli che vanno attaccati alla parete, l'ho messo anche in bagno perché proprio questa profumazione rinfrescante mi piace veramente tanto. Niente, non metterà mai a fuoco, eccolo qua. E questo è un altro profumatore, questo è l'acchiappapolvere. L'ho acquistato sempre a Risparmio Casa, però anche questo lo uso raramente, giusto se voglio, diciamo, rendere più brillanti i mobili di legno, perché usando i pannetti facsimile allo Swiffer praticamente non uso più prodotti, diciamo, spray. E poi, spostandoci leggermente a sinistra, vi mostro il lato opposto. Nel lato opposto praticamente vi volevo raddrizzare, se no mi viene il mal di testa, eccolo qua, abbiamo tutta la serie di diciamo spugnette che acquisto sempre per diciamo scorta, e questi sono della Rix, e mi sembra che anche queste le avevo acquistato nel video spesa di Risparmio Casa. Poi qui ho tutta, diciamo, la collection delle buste dell'immondizia differenziata, e come vi avevo appunto mostrato nel video spese Eurospin, questo giallo è per la plastica e il vetro e metalli,
Poi c'è questa trasparente che è per la carta, cartone, Tetra Pak, insomma, le varie diciamo differenziazioni, e questo viola è per il secco, quindi per l'indifferenziato. E poi ho sempre la scorta di le bustine biodegradabili. Oddio, scusate, non ve le stavo mostrando. Quindi uno ancora nuovo con 20 sacchetti e uno già iniziato. E questo, aspettate, ve lo mostro. Mi piace in maniera particolare perché ha praticamente proprio le maniglie qua, come se fossero i sacchetti della spesa, e quindi mi trovo bene e li acquisto così. Poi qui in basso ho praticamente questo spruzzino che uso quando devo pulire il forno, perché introduco al suo interno l'aceto e lo spruzzo sopra al bicarbonato e al sale, faccio agire e poi pulisco il forno, e quindi lo tengo qui perché appunto è quello per le pulizie immediate dell'interno della cucina. Poi qui ho praticamente tutta una serie di praticamente salviette in microfibra. Queste io le lavo comunque in lavatrice, e la targhetta dice di lavarle a 40 gradi, quindi io le lavo di solito insieme a tutto, diciamo, l'occorrente, tipo i canovacci, le tovaglie, i tovaglioli, tutto ciò che ho di cotone, lo metto insieme, però della cucina lo metto insieme e lo lavo a 40 gradi. Però questo sarà un altro video sulla lavanderia, e quindi non vi voglio anticipare niente. E quindi qua c'ho i pannetti e il panno di daino per quando pulisco gli esterni della cucina. Poi qui ho il paio di guanti che uso per lavare i piatti. E qui ho praticamente la spugnetta dei piatti e un altro panno in microfibra che uso solamente come appoggio per la spugnetta, per non sporcare la superficie interna del cassettone. Poi, in questo, quindi così vi ho mostrato appunto il cassettone sotto al lavandino. Questo è diciamo la visuale dall'alto del mio cassettone. E adesso lo chiudiamo e